cosa possiamo dare come consiglio ad un paziente che ha delle vene varicose? Beh, innanzitutto fare una diagnosi corretta, e questo lo si fa oggi senza nessuna controindicazione con un esame ecodoppler, cioè con un'ecografia associata a una funzionalità del Doppler, che quindi testimonia la inversione del flusso a livello delle vene malate. Una volta fatto l'ecodoppler è opportuno sicuramente fare degli esercizi durante il giorno che possono aiutare nella quotidianità della propria giornata a attivare la pompa muscolare del polpaccio e del piede, e sono degli esercizi in punta dei piedi. Il terzo elemento, e lo diciamo prima, è l'utilizzo di compressione elastica, vuoi come forma, come gammaletto, vuoi come calza. Il quarto elemento potrebbe essere quello di sollevare il fondo del letto in modo tale che durante la notte i liquidi che sono fuoriusciti dai tessuti rientrino e quindi le gambe al mattino sono molto sgonfie. E poi l'utilizzo sicuramente durante il periodo estivo di sostanze che possono aiutare ad aumentare il tono della parete venosa.